Stiamo affrontando un problema abbastanza grosso, che è l'organizzazione degli aiuti. Nel senso che da una parte è encomiabile lo sforzo delle persone, delle associazioni, dei singoli, organizzazioni di varia natura che portano il materiale qua, ma come spesso accade in queste situazioni, ecco, a livello di recepimento ci sono dei grossissimi problemi, delle grossissime difficoltà organizzative. Piccoli momenti di poesia in questo macello, però ecco, come vedete la situazione è questa, sta appena finito di nevicare, la temperatura oltre ad essere fredda è molto umida e quindi cibo, vettovaglie, medicinali, pannolini, vestiti sono all'aperto. Qui sulla strada che poi percorrono le persone appena entrate e che insomma approfittano della situazione per prendere quello che magari gli servono, che non sono riusciti a prendere dalle proprie case, però come vedete lasciati un po' così, con il rischio che poi venga a piovere di nuovo e risultino poi inutilizzabili. Questo è un problema che si riscontra non solo qua a Medica, dove sono in questo momento, ma un po' in tutti gli spazi adibiti a stoccaggio e riorganizzazione del materiale. E quindi adesso noi stiamo cercando di aiutare in qualche maniera, ma è davvero una goccia nell'oceano. Speriamo insomma che in qualche modo si risolva la faccenda. Il discorso principale che emerge, come già detto ieri, è che non c'è una struttura istituzionale che riesca in qualche modo a garantire un minimo di organizzazione. È anche vero che la situazione è drammatica, però forse c'è una grave mancanza da parte del governo e delle istituzioni polacche su questo tema. Per i prossimi aggiornamenti ci sentiamo più avanti. Grazie dell'attenzione.